Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per farvi la recensione di un libro che mi è stato inviato dalla PM Freeway. Sfortunatamente non c'ho qui il cartaceo perché l'ho lasciato nella mia casa dell'università, ma l'ho letto in formato cartaceo perché sono stati così gentili da inviarmelo. Il libro viene 18 euro in copertina rigida con sovraccoperta e vi metterò qui ovviamente le foto del libro, della copertina, ed è di Kalia, no, di Italia Cal... Kalpixakis. Sto leggendo qui perché è un cognome veramente difficile, faccio sempre difficoltà a leggerlo, quindi probabilmente avrò detto il cognome in un modo orrendo, quindi mi dispiace Talia se stai guardando questo video, cosa che ne dubito, però se lo stai leggendo mi dispiace per aver distrutto il tuo cognome. Comunque il libro all'inizio mi interessava particolarmente, visto che l'ho richiesto io, perché parlava di questa Scarlett, appunto, da cui prende il nome e il titolo, che è una aspirante ballerina, nel senso aspirante perché sta ancora frequentando la scuola. Una scuola che è una specie di conservatorio però per i ballerini, nel senso lì è un'accademia, fanno ballo di tutti i tipi, moderno, classico, eccetera, ma fanno anche le lezioni. E la regola è che non si possono fare audizioni prima del diploma, ma lei un giorno riesce con la sua amica a prendere i fogli per fare questa audizione per un videoclip di un cantante famoso e riescono ad andare a farlo, insomma a fare il provino, e lei, Scarlett, viene presa perché viene descritta come questa ballerina fantastica, con una pelle rosso fuoco, molto accattivante e molto brava. Tutti la usano nel libro, sembra quasi che sia destinata a diventare prima ballerina di non so quale compagnia. Infatti il suo sogno è diventare prima ballerina di una compagnia particolare di cui adesso non ricordo il nome, però era una compagnia molto famosa, e quindi riesce a cavarsela anche senza mettersi nei guai, a far accettare il fatto che ha fatto il provino al preside eccetera, e a girare questo videoclip. Il fatto è che poi tutto crolla, nel senso che io mi aspettavo un libro in cui ti mostrano le difficoltà di essere una ballerina, perché almeno io penso ci siano molti sacrifici dietro al voler fare la ballerina, ore e ore di pratica, di allenamenti massacranti, una realtà molto complicata perché devi essere veramente magra. Questo viene molto esaltato anche nel libro, però quasi a un livello di anoressia. Questa non si mangia niente, cioè si mangia un uovo sodo a colazione, basta, cioè si mangia veramente niente. E un pochino ti dà dei messaggi sbagliati, perché io non penso che per fare la ballerina di qualsiasi genere devi essere così. Nel senso, posso capire che per la danza classica devi essere esile, ma devi essere esile di corporatura, no che non mangi. Questo l'ho visto come un messaggio un po' sbagliato che può trapelare dal libro, quasi inneggiante alla figura della ballerina perfetta, che capisco è un problema reale che probabilmente ci sarà nelle scuole di danza classica, ma in danza moderna io non vedo perché una ragazza con la mia fisionomia, che sono normale, non possa ballare, cioè, boh, non capisco, non lo capisco questo qui. Però è soltanto uno dei punti che non mi sono piaciuti. L'altro è come lei, dopo questo videoclip, si prenda questa cotta per il cantante, un po' corrisposta, nel senso che lui glielo dice, sarà un rapporto da amici con benefici, lei accetta, però si mischia in questo mondo di droga e alcol e feste, si sballa, quando lei comunque ha un saggio importante che decreterà il suo futuro da ballerina, da preparare alla scuola. E come secondo me la facciano apparire un po' troppo super, nel senso mi ubriaco la notte, sto fuori fino all'alba, vado a scuola ma comunque ballo come una leggenda, boh, lo vedo un pochino irrealista, un po' irrealistico. Non mi sono piaciuti un po' gli altri personaggi perché sono stati introdotti e poi lasciati lì, non c'è un background di storia su di loro, non c'è quasi niente. Non mi è piaciuto il rapporto tra appunto il cantante Scarlett, che è stato molto eccessivo, nel senso che non capisco come a lei sia andato bene perdere la sua verginità con lui, eccetera eccetera, quando a lui non importa niente di lei, vari scandali che si susseguiranno, e poi il capire da parte di Scarlett che la danza è la sua vita. Però secondo me manda uno messaggi sbagliati, due non mi ha preso come
stile di scrittura, capitoli troppo brevi, non mi ha fatto affezionare i personaggi, come ho detto i personaggi secondari sono solo, non hanno una storia, cioè sono buttati lì, abbiamo dei nomi ma non sappiamo chi sono, non abbiamo un viso per loro, niente. Lei che pare descritta come una super donna, che riesce a, come ho detto, prendersi una sbornia e poi ballare come un dio. Non l'inneggiamento, non l'inno alla droga, però comunque c'è veramente descritto un po' una cosa eccessiva: alcol, droga, sesso occasionale, cose del genere, scappare di casa nel cuore della notte. Cioè, se l'avessi fatto io, i miei genitori, ma mi chiamano la polizia, 10 pattuglie che cercano solo me. Cioè, cose un pochino irrealiste, non mi è piaciuto per niente, quindi non ve lo consiglio, ragazzi. Io ho dato 2 stelline giusto perché mi sembrava brutto dargliene una. Libro veramente breve, quindi si legge velocemente, però da me non riceverete una buona recensione al riguardo, ecco, come avete potuto sentire fino adesso. Quindi io non ve lo consiglio, sarebbero un po' 18 euro buttati. Sono felice che almeno me l'abbiano inviato gratuitamente e che quindi non abbia dovuto spendere 18 euro, perché non ne vale la pena assolutamente. Quindi mi dispiace, se cercate libri che riguardano il ballo, la danza, cercate altrove, perché questo non è adatto, soprattutto perché poi è sotto categoria young adult e non vorrei che proprio ragazzi giovani si facessero idee sbagliate, ecco. Quindi questo qui è un po' la mia opinione, forse sono stata un po' dura con il libro, però veramente non gli ho trovato nulla di positivo. Quindi con questo finisce la mia recensione, spero vi sia piaciuta, anche se è un po' diffamato questo libro, però è la mia opinione sincera e quindi la espongo anche a voi perché mi pare giusto. Vi lascio qui sotto come sempre link ai miei altri social network e la recensione finisce qui. Se voi l'avete letto, fatemi sapere qua sotto cosa mi avete pensato, se invece a voi è piaciuto o se come me l'avete trovato proprio un no totale, un fiasco totale. Noi ci vediamo alla prossima e quindi ciao ragazzi!